esterno giorno sotto il sole, immersi nel Texas profondo, un messicano immigrato clandestino, Melquiades, parla con Pete, un cowboy texano, che vuole bene a Melquiades perché è un amico, perché lo ha preso sotto la sua ala protettrice. E questo è il dialogo che testualmente riporto. Promettimi una cosa, Pedro. Que se me llego a morir acá, me lleves con mi familia y me entierras en mi pueblo. Promettimi una cosa, Pedro. Se dovessi morire qui, riportami dalla mia famiglia e seppelliscimi nel mio villaggio. Non voglio essere sepolto tra tutti i fottuti tabelloni pubblicitari. Qui lo dice anche con una certa ironia, precisa, perfetta. Poi dice, sabes, Jiménez è un posto da sogno. È su un piccolo rancio tra due colline. L'aria è così limpida che ti sembra di poter abbracciare le montagne. Un torrente di acqua chiara, fresca e pulita nasce dalla terra. Se vai a Jiménez, ti giuro che il corazon ti sembrerà esplodere. Ucciso, assassinato, accidentalmente, da un coglione, da un poliziotto di frontiera, che comunque è certamente colpevole, ma ci arriviamo. Quello che conta adesso capire è che il nostro Tommy Lee Jones, che interpreta Pete, ha a cuore veramente quest'uomo che era venuto a cercare lavoro. Buscando trabajo. ¿Qué clase de trabajo? Soy vaquero, no más. Clandestinamente lui gliel'ha dato e hanno legato, sono diventati amici. E ovviamente si sentiva responsabile perché lui era in una terra non sua, il messicano, e quindi Tommy Lee Jones lo tutelava, gli voleva bene. Prima di arrivare al soggetto del film, voglio levarmi due sassolini dalla scarpa. Partendo dalla sceneggiatura, che è di Guillermo Arriaga. Guillermo Arriaga è collaboratore, è stato collaboratore come sceneggiatore e soggettista di quel pirla di Iñárritu. A comprova di questo, quando è finita la collaborazione con Iñárritu, che aveva fatto questi tre filmetti con lui, che avevano un soggetto, una sceneggiatura, una storia, una morale, dei messaggi da comunicare, quindi validi in questo senso, finita la collaborazione, Iñárritu si è dovuto rivelare per quello che è, un vanaglorioso, un megalomane del cinema. Gli facciamo un complimento con l'apoteosi del suo film di merda che è The Revenant. Per il secondo è relativo all'ambientazione, all'atmosfera, questo Texas, questa terra di confine con il Messico, a questi spazi infiniti, questi orizzonti magnifici. E mi ricollego al film dove lo stesso Tommy Lee Jones partecipa, che non è un paese per vecchi. E non c'è nulla che mi potrebbe far cambiare idea per quel film di merda, e anche questo sassolino me lo devo togliere perché è diventato un film che riempie la bocca a critici e a tantissimi personaggi, quindi proprio no, non lo sopporto, di là di qualche sequenza veramente mitica, ben fatta, completamente fine a se stessa, e non parlo dei meme idioti che si vedono girare su YouTube con il killer del cazzo, quell'altro sopravvalutatissimo, come si chiama, Javier Bardem, come cazzo si chiama, e lo dice uno che è innamorato di molti film dei Coen, di cui 3-4 sono dei capolavori che a me mi hanno conquistato, quindi non è che sto generalizzando a tabula rasa sui Coen, che sono dei registi fenomenali. La ballata di, come si chiama, quello è Scrabble, boh, lo scriverò qua sotto perché c'è un nome assurdo, quell'altro è... Devo fare un video su quel film a episodi, magnifico. Benissimo, levati i due sassolini di quel film penoso de Non è un paese per vecchi, e di quel pirla di Iñárritu che leva ossigeno al cinema facendo l'autore di sto cazzo, che è una sorta di Sorrentino e Guadagnino messicano messi insieme, un frullato proprio di... Perché non è un capolavoro, è un capolavoro
di Tommy Lee Jones, ma non è un capolavoro del cinema. Il finale è un finale del cazzo che non mi è piaciuto per niente, lo trovo veramente sconnesso, lo trovo falsamente misterioso e falsamente profondo, quando il film in realtà ha tutta un'altra profondità che non meritava un finale così, un finale del genere. È per questo che non lo chiamo capolavoro, ma rimane un film magnifico. Partendo dai tecnicismi, che se John Ford era John Ford e Peckinpah era Peckinpah, e per il fatto che avevano il senso della composizione. Questa cosa che si è andata smarrendo soprattutto con quella puttana tecnica che si chiama Steadicam, che ha invaso e avvelenato tutto il cinema, il senso della composizione non c'è più. Il senso dell'inquadratura, il senso dei movimenti di camera è andato mano a mano scemando, sparendo, ed è rimasto inghiottito in questa melma dinamica, morbida di un cinema sempre di più alla Instagram. Ed ecco che Tommy Lee Jones invece riesce a dare tridimensionalità, perché a questo serve il senso della composizione, tridimensionalità a questi posti sconfinati che la maggior parte degli autori renderebbe invece piatta. Tommy Lee Jones riesce addirittura nelle carrellate, nei movimenti di camera anche dall'alto, sempre al servizio della storia. Su tutte una sequenza quando i nostri fuggitivi, li chiamo così per adesso, cammineranno a cavallo su un crinale pericolosissimo, oltretutto una scena realmente pericolosa, ed è l'occhio di una dimensione che sta guardando il viaggio, che a quel punto è fortemente simbolico, ed ecco che una cinepresa che riprende dall'alto con una gru questa sequenza è fenomenale. Le musiche sono perfette, le interpretazioni, nessuno sbaglia niente. Tommy Lee Jones, se la Monument Valley avesse una faccia, sarebbe quella di Tommy Lee Jones. Qui è perfetto, physique du rôle in tutto, età, faccia di cuoio, malinconia sempre stampata sul volto, malinconia, non nostalgia, sono due discorsi diversi. Le sue rughe parlano di una saggezza rude, ovviamente, che lui incarna alla grande. Gli altri interpreti sono bravissimi. Su tutte questa January Jones, che bella che è, questa mogliettina qui del nostro cattivo Barry Pepper, che sarebbe il famoso cecchino nei Salvate del Soldato Ryan, quello che declama le preghiere prima di colpire i suoi nemici con il fucile. Bene. Need to talk to you. What about? Gomez told him who killed that Mexican. È il dialogo che è al servizio del personaggio e non viceversa, perché noi vediamo prima il personaggio e poi il dialogo deve essere figlio di quel personaggio, perché è proprio un rapporto, così come nella realtà sono io che do la voce ai miei pensieri. Lo stesso al cinema, se la sceneggiatura e i dialoghi sono maturi e sono fatti come Cristo comanda, devono essere figli del personaggio. Quello che succede nella maggior parte dei casi è che i dialoghi sono esternazioni autoriali, intellettuali, che potrebbero essere anche fighissimi, ma che in realtà non sono figli del personaggio. E addirittura questi dialoghi li premiano non rendendosi conto che non sono figli del personaggio. E qui i dialoghi sono, in questo senso, precisi, perfetti, sempre puntuali. Le cose che non mi piacciono e mi piacciono e stanno in mezzo. Qui apro una riserva di cui non ho consapevolezza e non so quanto sia veridica la cosa. Da una parte abbiamo i texani, che se sono sceriffi sono dei coglioni, fastidiosi, antipatici, disumani, cinici, razzisti. Tutto questo è nel film, non mi sto inventando niente. Razzisti, omertosi. E chi è più o meno violento, se qualcuno non è violento comunque tace sulla violenza di chi lo è stato a riguardo dell'omertà. E poi sempre dalla parte del Texas la popolazione, il popolino, bifolchi, rincoglioniti, annoiati, frustrati, con il cazzo che non gli tira. Dall'altra parte abbiamo i messicani, che sono buoni, poverini, sempre vessati, ma che è la verità, ci mancherebbe, ma questa è l'inquadratura stretta sulla questione, al punto che sono anche generosi con i loro aguzzini. Ci può stare alla grande, perché comunque un popolo ha un certo DNA e un altro popolo non ce l'ha. Forse la lente di ingrandimento stretta su quel punto e quindi le cose sono esasperate. Non so se sono esasperato o se la cosa è effettivamente troppo manichea. Qui metto un ni tra il mi piace e il non mi piace. Se qualcuno ha dei chiarimenti in merito, ben venga. Sono un certo macchiettismo, quelli che io chiamo siparietti.
Cioè, se tu mi devi descrivere un personaggio e mi hai dato già delle informazioni, queste informazioni o vanno in crescendo oppure non devono essere una tautologia concettuale. Cioè, mi riporti sempre le stesse cose per farmi capire che uno non testa di cazzo, basta, l'ho capito. Soprattutto quando ci sono dei momenti che è stato chiarito definitivamente, il cerchio si è chiuso, non insistere, perché mi incomincia a dare fastidio. E della serie, ad esempio, il nostro, quello frustrato, che a casa con la moglie, un bifolco anche lui, prima ancora di arrivare in questi posti perché era un novellino, si alza dal divano dopo che si è tagliato le unghie dei piedi, si monta la moglie in una sveltina mentre sul lavello della cucina lei sta lì, non è che sia una violenza, è tutto consenziente, se la monta questa sveltina viene, finisce lì. Queste scene di sesso per far vedere che manca amore, manca spirito nelle persone, mi hanno un po' rotto il cazzo al cinema. Anche perché se vuoi fare scene di sesso me le devi far vedere come si deve. Non le mettere, anche perché c'è stato un dialogo prima stupendo, a riprova di quello che dicevo, in cui lei, quando il marito si allontana, dice ma io mi annoio qua, cosa faccio? Non c'è niente, è un deserto. E dice ti comprerò il Nintendo, e glielo dice seriamente. Right now they should be somewhere right along in... Con lo sceriffo che è fastidioso, antipatico, omertoso, fa vedere che va a letto con la moglie di un suo conoscente, forse anche amico, Bob del ristorante, lei è una cameriera, e non gli tira l'uccello. C'è il siparietto in cui si vergogna e dice io non ho mai fatto cilecca. Lei teneramente gli dice ma capirai, succede a volte, no? E questo è un momento, ci sta. Dopo un certo periodo del film ecco che di nuovo ritorna il siparietto per fare la scena, lui di nuovo col cuscino sopra l'uccello che non gli tira il cazzo, e lei fa una battuta per sminuirlo di fronte a Tommy Lee Jones che anche lui se la scopava, e c'è questo sarcasmo. Basta, non serve insistere, sennò che cazzo facciamo, le gag? Il Tommy Lee Jones, senza pensarci due volte, va a casa, lo prende, gli tira 3-4 mappine sui denti con il calcio della pistola e lo ammanetta, lo rapisce, lo fa salire sui muli, sui cavalli, vanno a disseppellire e dalla prima sepoltura il nostro Estrada, lo caricano e partono per il Messico, perché la missione di Tommy Lee Jones, Pete, come si è letto a dialoghi, è quella di seppellire nella sua terra questo povero Cristo. E il nostro Tommy Lee Jones farà sudare le proverbiali 7 camicie, gli piegherà la schiena, gli darà una lezione pazzesca, e qui è ovviamente il succo del discorso, perché le 3 sepolture sono a corollario di un percorso che poi noi potremmo vederlo anche in 3 atti, no? Come le tragedie che si dividono, fino a che ci sarà un inevitabile. Non è propriamente una catarsi forse, ma non arriva per lo spettatore, più che altro una redenzione. In questo senso è realmente magnifico. Quando arriveranno a questo villaggio troveranno quella che dovrebbe essere la moglie e la famiglia di questo povero messicano, che in realtà invece non lo riconosce. C'è una fotografia, ma la tipa dice a Tommy Lee Jones no, non dire queste cose che poi mio marito si arrabbia. Ma non si capisce, qualcun altro che viene interrogato ride, c'hanno la ridarella, sono sarcastici. Ma che cazzo significa? Quindi cosa significa? Questo messicano ha preso per il culo Tommy Lee Jones? Ma a me sta bene, può starci. Ma a questo punto la reazione di Tommy Lee Jones, che è un uomo tutto d'un pezzo, non deve essere una reazione intellettuale alla filosofia di che cosa. Non ci siamo per niente, perché se a me spettatore mi vuoi lasciare con un mistero del cazzo, il mistero deve essere anche del protagonista che lo sta vivendo, invece va fuori scala, diventa incongruente, non c'è più pertinenza nelle logiche della storia ed è un finale del cazzo. Cosa mi significa? Volevi fare il profondo? Non ci siamo. Questo film è sfaccettato, è spezzettato, poi arriverò anche al concetto dei flashback che lo teniamo da parte. In questa storia si spezza l'avventura tra i fuggitivi, li chiamiamo così per comodità, l'inseguimento, ma anche i momenti di intimità che descrivono quell'ambiente, quel popolo e il perché ci si trova in quelle condizioni. Se la regia, che come è noto è il regista, non ha una visione d'insieme, questo film così spezzettato non funzionerebbe. Non funzionerebbe perché significa che il regista non sa che cos'è la continuità, non sa cos'è la direzione artistica, e quindi da passaggio a passaggio noi vedremo come una sorta di incasellamento e di sequenza fine a se stessa una con l'altra, ma non avremo il respiro del cosiddetto fuori campo.
Per fuoricampo cosa si intende? Che al cinema quello che noi non vediamo lo costruiamo noi con le informazioni che abbiamo avuto mentre il film procede. Ed è il non visto che a noi può, non è che a noi interessa, è il non visto che noi mettiamo. Se il film è costruito bene, questo non visto immaginato da noi si connette con la storia in un continuum, ed ecco che il regista sa il fatto suo. Ed è qui che Tommy Lee Jones è stato oggettivamente, di fatto, un grande. Su questo no, non ci piove. Perché come le musiche, intese quale colonna sonora, nel film il 90% delle volte sono utilizzate per riempire le lacune, per suggestionare, per fare propaganda, per dare ritmo dove il ritmo il film non ce l'ha, dove la narrazione non sta in piedi. Lo stesso, il flashback è utilizzato per cercare di dare un mordente e far dire allo spettatore: ah, hai capito perché lui era lì, perché prima qui. Invece funziona, perché il flashback è emozionale, una sequenza su tutte per spiegarlo. Il nostro Norton, prima di essere rapito da Tommy Lee Jones, si avvicinerà al supermercato per accompagnare la moglie, bellissima, che sculetta andando verso il supermercato, che gli dirà: vieni con me, andiamo a fare spese. No, ti aspetto qua, gli dice lui, che è già in tilt per aver ammazzato quel messicano. Ovviamente non ha detto niente. Ma dai, vieni con me, io non voglio fare la spesa avendo il fiato sul collo. Vai tranquilla, ti aspetto qui. Lei va, si incammina, lui guarda questa bellissima ragazza che sculetta, è l'apoteosi della bellezza, della giovinezza, dei momenti più belli che a quell'età si vivono, la guarda e gli risalgono alle immagini la violenza, la truculenza di quell'assassinio, il sangue, e questo è il flashback. Questo sta a indicare bene che il flashback emozionale è quella cosa che vivono profondamente i protagonisti. Se vogliamo un esempio di flashback usati proprio alla cazzo di cane, che provano l'incompetenza totale di un regista, si guardi Oppenheimer, che sarebbe anche l'unico film che è decente di Nolan, perché almeno ha provato a essere serio, ma si guardi là, lì, un film che è un continuo trailer di se stesso, un film che non decolla mai, che siccome non c'è sceneggiatura, non sei capace di scrivere un film, ti diverti a montare, a andare avanti, andare indietro, riandare avanti, riandare indietro, farlo in bianco e nero, farlo a colori, così il film sembra più intrigante. Non sei capace un cazzo di fare il regista. Ecco qual è la differenza. Di questo film si parla mai? Della televisione e dei media all'interno di questo gioco sociale? No, si parla di un western, ma qui il discorso è un altro. La scrittura in questo senso è realmente profonda. Lo riallaccio di nuovo a quel dialogo che ho letto. Non si farà caso, forse ci si fa caso, ma non si dà subito importanza al fatto che ci sia un trait d'union in questa storia. C'è un comune denominatore tra questi disgraziati, non parlo dei messicani, parlo dei texani soprattutto, che hanno ognuno l'unica maniera di interagire con una certa realtà attraverso la televisione. Poi per il resto sono degli zombie dentro al bar che parlano del nulla, che cercano di trombare e non ci riescono. E la televisione è quell'elemento omologante che ha finito di mettere l'ultimo chiodo sulla bara di persone ormai svilite e depauperate di ogni energia vitale, il cui unico rappresentante rimasto è appunto Tommy Lee Jones, l'ultimo cowboy che ha ancora un po' di spina dorsale. E da qui anche la battuta stupenda, come dicevo, ti regalo un Nintendo, perché questa è verità, non sono sarcasmi, questa è verità, è quello a cui si è giunti. Tommy Lee Jones ha un rapporto con la salma che si porta dietro in decomposizione, che a tratti è un film dell'orrore, che non si è mai vista questa cosa qua. Ci sarà un momento che le formiche si vogliono mangiare il suo amico e lui gli butterà sopra del fuoco, poi il whisky lo pulisce, ci sarà un momento che lo pettina e i capelli vengono via. Non è un film dell'orrore, è qualcosa di veramente tenero, delicato, e allo stesso tempo parla di un'amicizia che va appunto al di là
della morte. E tutte queste situazioni entrano in contrasto con il rapito, il poliziotto a cui gli si sta addrizzando la schiena, che non riesce neanche a capire questo personaggio. Gli dice che è pazzo, ma cosa stai facendo? Ci sarà una sequenza dove del liquido antigelo sarà versato nella salma, nel cadavere, per far sì che non si decomponga. Questo in realtà è un pragmatismo che è votato a una missione di cui Tommy Lee Jones decide di andare avanti senza preoccuparsi minimamente di quali potrebbero essere le conseguenze. Ci sarà un momento che ritengo, questo sì, vale 10 Oscar nel film, ed è il momento in cui loro arrivano a cavallo di questi ciucci, anche dei muli, non so quanti ne sono rimasti, perché un animale vola giù da un dirupo, vabbè, arrivano lì, c'è un cieco, un povero disperato che c'ha un figlio che racconta da qualche parte, forse con un tumore, che ormai non viene più a trovarlo, vive mangiando una brodaglia e che si offre con generosità di dare dell'acqua, di aiutarli questi qua. Non capirà che c'è un cadavere, ma sicuramente non è stupido. Quando se ne andranno via, il vecchio chiederà a Tommy Lee Jones: posso chiedere una cosa, un favore? E Tommy Lee Jones, Pete, gli dice: certo, dimmi quello che vuoi, sparami. Gli dice: sparami. Come sparami? Sparami, perché tanto io qui ormai... Lo stesso vecchietto che poi, quando arriverà la polizia per chiedere se lì è passato qualcuno, non dirà niente. Like maybe two men, horseback, maybe with a couple pack horses or a mule. I ain't seen anybody in 30 years. Fantastico anche il fatto che quando loro scappano, giustamente tu ti domanderai: va bene che il Texas è grande, va bene che i territori sono sconfinati, ma gli elicotteri ci sono, siamo comunque negli anni 2000, e quindi prima o poi ti becco ciccio, anche perché la strada potrebbe essere, se non è quella è quella o quell'altra, ma ci sono gli elicotteri, tanto che infatti che li individuano, sarà lo sceriffo, proprio quello, il coglionazzo l'omertoso, che da un'altura li vede, addirittura col mirino, col fucile, col cannocchiale lo punta, quasi sta per tirare il grilletto, poi si ferma e dice: ma sì, lasciamo che sia. Bellissima questa cosa, perché fa sì che sia plausibile il fatto che non siano catturati anzitempo, perché in realtà li lasciano anche andare. E lo sceriffo dice: alla fine è una cosa tra di loro, è una cosa tra uomini, è diventato un fatto personale, che cazzo me ne frega a me. Se da una parte è vero che questo sceriffo fa il Ponzio Pilato dalla situazione, è anche vero che ha fatto quello che doveva fare, e lasciare a quei due uomini che se la vedessero. Non lo ha detto chiaramente, ma è nel sotteso della storia. Anche questo è molto, molto, molto bello. Che non è paragonabile, non è la storia di una piccola odissea, no, è un altro discorso. Qui c'è proprio un discorso di redenzione, innanzitutto, ma è allo stesso tempo di costruzione di un animo distrutto, che sarebbe quello, di un animo e di un'anima distrutta, che sarebbe quella di Tommy Lee Jones, che mano a mano che procede verso questa missione che sente di dover completare, ricostruisce anche il suo amore strappato via. Amore di un'amicizia, ma sempre di amore si parla. E quando si giungerà proprio all'ultimissima parte del film, lui dirà al nostro Mike Norton, gli dirà: bene, dopo che hanno fatto l'ultima sepoltura di Estrada, sei libero adesso, puoi andare. Il ragazzo gli dice: pensavo mi volessi uccidere. Non gli risponde, poi aggiunge una parolina bellissima in inglese, che è son, cioè figliuolo. Non dico qual è la frase che dice prima, ma conclude con un figliuolo. E lì il film raggiunge proprio quell'epilogo che è bellissimo, perché abbiamo capito che tutta la rudezza, la spietatezza, perché comunque gli avrebbe anche sparato Tommy Lee Jones, non scordiamoci che è l'assassino del suo amico, si scioglie in questa umanità di nuovo presente, in questa anima ricca che è quella di Tommy Lee Jones, nel dirgli: figliuolo, hai capito come stanno le cose? Hai capito qual è il valore della vita? Hai capito cosa c'è di là dei confini? Hai capito cosa significa strappare una vita all'esistenza? Hai capito cosa significa sudarsi un percorso? Cosa significa scarpinare a piedi nudi? Cosa significa la fame? Cosa significa assassinare? E quando aggiunge quel son, figliuolo, ha una carica, una potenza che è altro che mentore, e poi si allontana. In questo senso il film è realmente un messaggio bellissimo, dove c'è un po' di Peckinpah, c'è un po' di John Ford, c'è qualcosa che forse è più una tragedia greca per qualche aspetto,
Comunque, mano a mano che si ricostruiscono le anime di questi personaggi e si espiano delle colpe, anche a noi forse rimane un messaggio per capire una volta per tutte, ma la vedo dura, che i confini sono la più grande cazzata sulla faccia di questo pianeta.